I miei amici, di nuovo insieme! Tu hai sempre voluto che Mike stesse con Glitter, vero? Sì, sempre Sabrina. Ricordavo bene. Ma che cosa ci fai con quelle ciambelle in mano? Oh, onestamente non lo so. Ah, che bella serata. Sì, almeno per qualche momento. Che strano, Candy deve ancora farsi sentire. Voi avete un piano, vero? Sì, ma... Oh, ecco! Ne stavamo giusto parlando. Cosa? Betty è stata arrestata! Eh? Betty? Ma com'è possibile? Che cosa ha fatto? Ah, forse ha smanettato troppo su internet, io lo sapevo! No! Dicono che è stata arrestata perché ha avvelenato Rebecca! Che? Anche Rebecca è stata avvelenata? Cosa? Oh no, Rebecca! Zack, aspetta! Signorina Marin, forse è meglio lasciare la festa. Cosa? No, no, no! Dobbiamo attenerci al piano! Quale piano? Io non ne sono al corrente. Non ne sei al corrente perché tu non fai parte del piano, Ryan! Signorina Marin, io devo proteggerla! Signorini, signorini, per favore, smettiamola, eh! Allora, signorina Marina, Ryan ha ragione! Forse è meglio andare tutti a casa! Ma no, se andiamo tutti a casa, il piano di Candy e Betty andrà in fumo e non avremo l'antidoto per Nobu. Dura scelta. Già, Candy ci ha detto di continuare col piano. Mike, Cosmo, seguitemi. Eh? Non posso crederci come hanno potuto arrestare Betty. Lei ha sempre aiutati. Beh, ma loro non lo sanno, perché Betty manda le informazioni chiamandosi Black Unicorn, loro non sanno chi è. Lei non può avere le informazioni che ha senza, ecco, violare qualche piccola regola. Comunque, riusciamo a far continuare il piano anche senza di lei? Per fortuna sì. L'ho vista tante volte lavorare al PC, quindi il piano può procedere. Rintracceremo Miss Nessuno. Chiameremo la polizia e Betty sarà scagionata. Bene. Che cos'hai lì? È un foglietto che mi ha dato Betty su come, ecco, procedere. E c'è una nota a fine pagina. Una nota? Fa vedere? Cosa? Ma perché? Non lo so. Non so perché abbia scritto di non fidarci di Ricky. Beh, una cosa alla volta, una cosa alla volta. Adesso aspettiamo l'ok di Glitter, va bene? E poi procediamo. D'accordo. Hai inviato il messaggio? Sì, Glitter è uscita dal ballo. Ok, ora speriamo che tutti mandino soffiate al blog. Glitter, puoi dirci che sta succedendo? Perché siamo qui? Già, potrebbe essere più rischioso. Dopotutto siamo solo noi tre. Forse è meglio chiamare la polizia. No, perché Miss Nessuno era al ballo. Cosa? Sì, non dimentichiamo, ragazzi, che Miss Nessuno sta girando un film. E per girarlo lei deve essere presente, o con una talpa o di persona. Non vorrà perdersi la scena della mia scelta, quindi il piano di Candy e Betty è portarla nel posto più isolato di Rainbow City. Qui sarà molto più semplice rintracciarla. Ho capito. Candy e Betty tracceranno tutti i dispositivi elettronici di questa zona, che a quest'ora saranno ben pochi. Esatto. E così troveremo Miss Nessuno. Ma per adesso lei deve credere che io stia facendo la mia scelta e lo stia comunicando a voi. Quindi in realtà tu non sceglierai questa sera. Questa scelta non c'è mai stata. Già. No, ragazzi, cioè non sarebbe giusto neanche nei vostri confronti che io scegliessi sotto ricatto, no? E in realtà avrei fatto la scelta che si sarebbe aspettata a Miss Nessuno. Ah, ma andiamo, Glitter. Possibile che tu davvero non sappia chi ami di più di noi due? Io... Abbassa la voce, Cosmo, potrebbe sentirci. Dai, Cosmo, Glitter ha ragione. A questa cosa ci penseremo poi. Per adesso dobbiamo salvare Nobu. Ricordi che è ancora in ospedale? Sì, ricordo. Che cosa? Come sarebbe a dire che non trovi Glitter, né Cosmo e né Mike? Oh, va bene, va bene, va bene. Ok. Glitter, birichina, hai portato i ragazzi nel bosco. E va bene, va bene. E così vuoi fare questa scelta al chiaro di luna, sotto le stelle. Ma sai che sei proprio brava, Glitter, hai un futuro da regista. Questa scena sarà
Fantastica! Ok, Daisy, glitter è lì sul posto. Il piano ha inizio. Attiva il programma di ricerca di dispositivi elettronici. Ok, allora, traccerò il cellulare di Glitter, quello di Cosmo e quello di Mike. E poi vedremo se ci sono altri dispositivi nelle vicinanze, grazie al radar che ha creato Betty. Non è fantastico il lavoro che ha fatto quella ragazza? Cioè, ha praticamente creato tipo il radar delle sfere del drago di Dragon Ball! Sì, più o meno. E comunque, sì, Betty è davvero in gamba. Candy, e se non riuscissimo a... Oh, smettila, Daisy, tu e questo pessimismo! Il pessimismo non lo voglio, te l'ho detto. Questa sarà la fine di Miss Nessuno. Detective, la prego, lei deve dirmi che cosa è successo a mia sorella. Ah, al momento l'hanno portata in ospedale, si riprenderà? Sì, ecco, devono ancora scoprire quale veleno le è stato somministrato. Certo, se la ragazza aprisse la bocca. Ma se non sono stata io, come faccio a dirtelo? Ma infatti non è stata Betty. Beh cosa? Non ne abbiamo la certezza. Oh Ricky, aspetta che io esca di qui e poi te la do io una certezza nella vita. Purtroppo, come abbiamo già detto, tutte le impronte sono della signorina Betty. Quindi è molto probabile che sia stata lei ad avvelenare Rebecca. Ma perché farlo? Dai, ma è una cosa che non sta né in cielo né in terra. E poi Ricky vi aveva consegnato le prove che Rebecca era la complice di Miss Nessuno. Già, quindi perché non continuate su questa strada? Perché abbiamo trovato te sulla scena del quasi delitto. Ma mia sorella però era veramente complice di Miss Nessuno? Ha aiutato lei, Miss Nessuno, ad avvelenare Nobu? Beh, sì. O almeno questo ci dicono le prove. Ah, quindi così le prove non sono certe, però se sono contro di me allora sì? Signorina, per favore, stia zitta. Ho il diritto di parlare. Comunque ragazzi, stiamo svolgendo le nostre indagini. Ho anche ricevuto un messaggio da Candy, molto importante, quindi tra poco dobbiamo andare, preparati. Subito, capo! Ah sì? Andare dove? Beh, figliolo, ti basti sapere che siamo molto, molto vicini alla cattura della famigerata Miss Nessuno. Sul serio? Sì! Beh, dai, Ricky, allora se le cose stanno così avremo entrambi gli antidoti entro stasera. E chi ti dice che Miss Nessuno, catturata dalla polizia, darà gli antidoti per risvegliare Nobu e Rebecca? Beh, se li porterà dietro? Dopotutto lei ha dato la sua parola. Se Glitter sceglie fra Cosmo e Mike, lei le darà l'antidoto. Ma non lo so. Ricky! Un po' dubbioso il ragazzo, eh? È molto scosso. Ha prima dovuto denunciare la sorella, adesso la sua sorella è in ospedale. Già. Molto molto strano. Non starai sospettando di Ricky, Betty? Sì, e ti spiego perché. Ok, Glitter, siamo qui. Allora, dici chi hai scelto tra noi due. Già, e sappi che accetteremo qualsiasi scelta purché tu sia felice. Sì. Sì, ecco, ragazzi, come ben sapete, Miss Nessuno mi ha costretta a questa scelta, ma è una scelta che effettivamente avrei dovuto fare già da un po', solo che mi serviva del tempo per pensarci. Povera sciocca! Cosa? Miss Nessuno? Dove ti nascondi? Dammi subito l'antidoto per Nobu. Sono qui? Cosa? Ma è un robot! Eh? Sì, e questo robot ha anche una videocamera, così potremmo girare comunque il cortometraggio. Alla fine ho scoperto il vostro piano, sapete? E quindi ho pensato di mandare questo mio amichetto. Cosa? Quale piano? Oh, Glitter, non fare la finta tonta. Allora, la scelta. Altrimenti, butterò l'antidoto per Nobu e Rebecca nel fiumiciattolo e non potrete più utilizzarlo e quei due dormiranno per sempre. Per quanto tempo potrà dormire una persona? Si perderà tante cose. Nobu e Rebecca non andranno all'università, non si sposeranno, non... Adesso te lo faccio vedere io il fiume. Oh! Se ti butto qua dentro il robot si rompe e non potrai registrare la scena. Quindi presentati qui. No!
Non pensi di averla fatta arrabbiare? Che si arrabbi pure, che venga qui e che se la veda con noi. Eccomi. È lei? Ma che? Allora, la scelta. Ancora non sapete dov'è l'antidoto. Il vostro amico è in ospedale insieme a un'altra vostra amica. Oh, non mi interessa nulla di Rebecca. Rebecca? No, si può sapere perché ci stai facendo questo? Ma ve l'ho detto, ragazzi. Voglio che Glitter faccia una scelta, su, forza. Io e tutto il pubblico di Cioccolata e Verità non ne possiamo più di questa storia. Vogliamo andare avanti, su, Glitter. Scegli. E sii sincera. Ok. No, Betty, mi spiace dirtelo, ma sei fuori strada. Ricky non sta aiutando Miss Nessuno. Se ha detto solo adesso di Rebecca è perché... Perché? Perché io l'avevo fermato. Insomma, dovevamo pensarci bene. Perché non dire subito che sapevate che Rebecca era la talpa? Ci avreste risparmiato un sacco di rogne e di ricerche. Perché è sua sorella, Betty. E con la sua famiglia abbiamo già abbastanza problemi. Lo sai. Metti davvero la tua relazione amorosa davanti a tutta questa faccenda, Gennarino? No. Però sicuramente prima di accusare una persona di qualcosa, non come fai tu, ci vogliono determinate prove. Ah, e va bene. Allora la talpa era davvero Rebecca? Sì. Guarda, tieni. No. Già. Bene, ragazzi, i poliziotti sono andati sul luogo che hanno comunicato Daisy e Candy. Quindi ce l'hanno fatta? A quanto pare sì. Hanno trovato Miss Nessuno? Sì. A quanto pare l'hanno trovata. E ti avviso, Glitter, se non farai la scelta adesso, non avrete l'antidoto. Glitter, mi sa che non hai scelta. Io... Allora, chi sceglierà Glitter, Mike o Cosmo? Ah, la domanda delle domande sta per avere risposta. Io scelgo... Eh? Ce l'abbiamo fatta! Cosa? Che? Sta arrivando la polizia? Non proprio, cioè sì, ma soprattutto abbiamo l'antidoto. Cosa? Che significa che avete l'antidoto? Io l'ho... L'hai nascosto prima di venire qui. Il nostro obiettivo non è mai stato catturare te. Sei troppo furba, ma volevamo l'antidoto. Sapevamo che prima di venire qui l'avresti nascosto, non l'avresti mai portato con te, perché appunto ci avresti ricattati, anche se ti avessero arrestata. Sarebbe stata un'arma a tuo vantaggio. Forza, da questa parte. Sì, capo. Quindi, ecco, questa non sarà la scena epica della scelta di Glitter, ma della cattura di Miss Nessuno. Eccola, è lì. Ottimo piano, Glitter. Già. Ah no, tu non vai proprio da nessuna parte. Ragazzi, no! Allora, dov'è? Da quella parte, l'hanno seguita anche Cosmo e Mike. Per favore, prendetela. Molto bene, il segnale si è interrotto qui. Eccolo. Sì, ce l'abbiamo fatta! E in più, ho portato Papuccio da Glitter e quindi da Miss Nessuno. Quindi l'hanno arrestata? Sicuro! Ma adesso andiamo a portare l'antidoto a Nobu e Rebecca. Capisci, Nobu? Un'altra festa rovinata da Miss Nessuno. Oh, un vero disastro. E poi Ryan voleva riportarmi a casa, ma ho detto no, mi riporti in ospedale perché le mie amiche riusciranno a prendere l'antidoto e poi non c'è luogo più sicuro al mondo di quello in cui ci sei anche tu. Quella Miss Nessuno, se me la trovassi davanti io... Pensieri brutti! No, oh, Gertrude! Marin, abbiamo l'antidoto! Ecco, adesso lo somministreremo al ragazzo. Per favore, uscite. Ah, che bello! Grazie, Candy! E così siete riusciti a trovare Miss Nessuno? Sì, siamo riusciti a trovare lei e l'antidoto. Il mio papuccio la sta arrestando. Oh, ma questa è una notizia fantastica! Che bello, darò un party per questa cosa. Il party d'arresto di Miss Nessuno. Sarà una festa epica. Tutte le tue feste sono epiche, amore mio. Nobu! Pensieri molto in buchi. Vabbè, dai, Geltri, stavolta glielo concediamo. Va bene. No, Nobu. Oh, Marin. Un po' troppo. Dai, Geltri, vieni con me. No, dai, Geltri. Vieni anche tu, per favore.
Non avvicinatevi al letto dell'ospedale, eh? Ma certo, ma insomma, pensieri impuri, anche da parte tua. Oh, che giornata. Ehi tu, sei libera di andare. Oh, ma che bello, ci siete arrivati finalmente. Sì, dal laboratorio sono arrivate altre prove che possono scagionarti. Allora, detective, l'avete catturata? Sì, avete preso Miss Nessuno? Purtroppo quella ragazza ha fatto una brutta fine. Cosa? Una brutta fine? La stavamo inseguendo e... è caduta dal burrone. Che? Miss Nessuno è... morta. Ah!